importante il valore. Prova. Bene. Prova, 1-3, prova. Amici sportivi, appassionati per la mano. Si sente solo su questa cuffia qua. Basta che ci mettiamo un pelo di scotch qua sopra. Un peso... Ok, perfetto. C'è il microfono chiuso. Ehi. Questa finale scudetto che si preannuncia spettacolare, interessante ed incerta. Sì, sicuramente la prima partita sarà importante, ma come abbiamo visto nelle semifinali il fattore campo è stato decisivo, perché su 6 partite 6 sono state vinte dalla squadra di casa. Ma devo dire anche che un aspetto caratteristico di questa finale è che la prima e la seconda classificata della regular season sono arrivate in finale. Per cui a volte si dice che la regular season non è importante, invece grazie al fattore campo sono arrivate di nuovo in finale le prime due squadre. Per detto giusto, cioè solo in questo momento storico Bolzano e Pressano, le due più autorevoli e più quotate per la vittoria dello scudetto. Ma diciamo che anche il Conversano ci stava bene sicuramente, il Cassano ha sorpreso tutti con un buon gioco e un buon gruppo. Ma il Conversano ci poteva stare, e nella seconda semifinale sono stati alcuni dettagli che non gli hanno permesso di arrivare in finale, perché sono stati per 4 minuti in superiorità numerica e per sfortuna non hanno fatto gol, per cui conta anche questo. Nonostante questo dettaglio, il Bressano sicuramente ha meritato vincendo anche la Supercoppa, per cui è una squadra attrezzata per fare la finale. Chiaramente il Bolzano lo sappiamo che è una buonissima squadra. Molti atleti di interesse azzurro, è chiaro che già è alta la febbre in vista del grande appuntamento in programma prossimo 13 giugno a Busto Arsizio, quando l'Italia si giocherà il tutto per l'accesso alla fase finale degli europei 2020 contro la Russia, e tanti atleti che saranno con te in quella epica che vogliamo già immaginare, la tale partita contro la Russia questa sera in campo. Ma sì, sono venuto apposta a vederli dal vivo, perché cercherò di sincerarmi sul loro stato di forma, perché quest'anno
Ci sono alcuni giocatori che hanno finito il campionato il 5 maggio, è un po' strano, altri la settimana scorsa, quindi bisognerà prima di tutto mantenere una forma fisica, cercare di ritrovare la freschezza per chi oggi fa la finale, per cui è un aspetto differente, ma è importante vederli sul campo perché molti vengono da queste due squadre. La domanda che un po' tutti si aspettano: giochi già fatti, convocazioni già decise o stai ancora riflettendo? Giochi già fatti. Grazie a Riccardo Trillini. Grazie. Che avremo modo di ascoltare anche nel corso di questa partita. Mi raggiunge qui in postazione l'inviato del quotidiano Dolomiten, Stephen Per, grande esperto di pallamano nazionale e internazionale. Dicevo, Stephen, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Diciamo in apertura, dopo il derby pugliese dell'anno passato, quest'anno il derby tra due formazioni del Trentino Alto Adige. Sembra una strana coincidenza, ma solo in derby si assegnano gli scudetti. È vero, sì, dopo 6 anni queste due squadre si affrontano in una finale scudetto, e possiamo anche dire che la serie che vince una squadra pugliese e una squadra altoatesina, Trentino, rimane anche quest'anno dal 2002. Soltanto Trieste, l'ultimo scudetto non pugliese e non altoatesino. È vero, e questo penso sia una serie molto aperta, direi proprio 50-50, perché Bolzano ha vinto sì la finale di Coppa Italia, ma nel campionato si sono divise le due vittorie, ha vinto il Bolzano qua la prima di campionato, però anche largamente in quell'occasione, ma anche il Bressano ha vinto di 7, ricordiamoci, il 19 gennaio a Bolzano. Beh, quello possiamo aspettarci una... Non sono mai state partite equilibrate tra... Stranamente no, sono 50 le partite che hanno giocato contro finora. Il Bolzano nelle statistiche è avanti con 37 vittorie a 11 con 2 pareggi, però questo non vuol dire niente, qua si parte da 0-0. Una notazione che sicuramente ad un attento analista come te non sarà sfuggita: questo derby non sarà condizionato fino in fondo dal fattore campo. Mi spiego, Bolzano non giocherà a Bolzano gara 2 ed eventuale gara 3, giocherà a Bressanone, e questo potrebbe essere una, insomma, variabile. Ma penso proprio di sì, che il Bolzano non può giocare nel suo palazzetto di Castagne, che è troppo piccolo per una finale scudetto. Il Palasport in Viarese è occupato per un'altra manifestazione, per quello hanno deciso di andare dai cugini di Bressanone, che sono a 40 chilometri. Non è il loro palazzetto, non è casa loro, e sicuramente questo è un piccolo vantaggio per il Bressano. Il Bolzano in finale non ha il fattore campo. Senti, due nomi. Uno per parte, però escluci i due tecnici di Umice e Dvorsa. Ma io penso che sarà una sfida nel Bressano, devo dire, Valerio San Paolo, che è un portiere eccellente, che in questa fase di stagione è in una forma strepitosa. Bel confronto con Mate Volare, vicino. È vero, anche Mate sta facendo bene, ha esordito molto bene in nazionale, però io penso nel Bolzano forse il giocatore più importante sia Dejan Turković, che ha un ruolo importante non solo nel Bolzano ma anche in maglia azzurra. Bene, grazie Stefano, poi avremo modo ancora di ascoltarci. Vede, queste sono insomma un po' di riflessioni sparse raccolte nella immediata vigilia di questo confronto. Ora la linea Milano, pochi istanti di pausa con la pubblicità e poi in cronaca, in telecronaca con Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Non so se c'è voglia di
Ancora una volta sarà un derby ad assegnare lo scudetto della Serie 1 maschile di pallamano. Quest'anno la faccenda è tutta racchiusa fra Trentino e Alto Adige e le protagoniste sono le due squadre che hanno chiuso nelle prime due posizioni la regular season. Questa è Pressano Bolzano, gara 1 della serie di finale scudetto. Si gioca per il tricolore numero 50 nella storia della pallamano italiana. Immagini in diretta dal Palavis di Lavis da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Una buona serata a voi amiche e amici di Sport Italia. Gara 3 di semifinale è un ricordo ancora chiaro, nitido nella mente e nelle gambe di entrambe le formazioni. Sabato scorso infatti Bolzano ha eliminato il Cassano Magnago, mentre dall'altra parte il Pressano ha fatto fuori proprio qui al Palavis il Conversano, la formazione pugliese del Conversano. In grafica stiamo vedendo il tabellone per il cammino delle due formazioni. La fatica però, Pierluigi, a questo punto lascia spazio alla voglia di vincere, alla voglia di prendersi questo titolo italiano. Sì, adesso si azzera tutto, le due squadre sono pronte a darsi battaglia sul campo e noi siamo pronti a goderci lo spettacolo, perché lo spettacolo sarà assicurato. Fin qui le due squadre hanno confermato quello che ha detto la regular season: la prima e la seconda sono in finale scudetto, sono le due squadre più forti, che si conoscono a menadito e si temono vicendevolmente. Hanno rispettato il fattore campo in semifinale, quindi è stato fondamentale il piazzamento, perché chi è arrivato primo e secondo si è garantito così la bella in casa. Molto bene, dunque vedremo quello che ci aspetta, vedremo i temi, li abbiamo visti anche nel corso del prepartita, che riguardano questa sfida così sentita. Ci sono assenze da ambo le parti, in particolar modo nelle fila del Pressano. Facciamo il punto dando un'occhiata a quelle che sono le formazioni con l'aiuto della grafica, in particolare partendo proprio dalla squadra di Branco Dumic, che fa a meno di Alessandrini sulla linea dei 6 metri, assenza pesante in panchina solamente all'onore di firma, Facchinelli e San Paolo e la coppia di portieri, poi dal lago Marco Chistè, Matteo Moser, Bolognani, Dedovic, Dantino, Di Maggio, Mazzucchi, Sontacchi, Giongo, Alessandrini, Argentin, Folgereiter e Nicola Moser. Questa è la formazione guidata dal tecnico Branko Dumnic, l'allenatore montenegrino che dunque ha condotto fino a questa seconda finale scudetto nella storia della pallamano Pressano, dopo averla portata fino alla vittoria della Coppa Italia, della Supercoppa, a cavallo tra la stagione scorsa e la stagione attuale. Il Pressano l'abbiamo visto, andiamo a vedere insieme invece il Bolzano del tecnico Boris Vorsek, la formazione altoatesina che ha vinto la regular season anche in questo caso con l'aiuto della grafica. Volarevic, Sonnerer, Bivider, Sporcic, Alilkovic, Matà, Arcieri, Gaeta, Pirker, Hinner, Ebner, Turkovic, Udovicic, Putzer e Berzic. In questo caso l'assenza riguarda Andreas Kammerer. Sì Matteo, entrambe le squadre devono fare a meno di un pivot, ma con un peso specifico decisamente diverso, perché Kammerer è di fatto il terzo pivot della compagine di Bolzano, davanti a sé Alilkovic e Inner Ebner, mentre Alessandrini era un perno della formazione e nell'economia del gioco di Dumnic, assolutamente fondamentale sia nella fase d'attacco che nella fase di difesa. Ci proverà Folgereiter a non far sentire la mancanza, soprattutto in una partita così importante. Potremmo dire tranquillamente decisiva. Assolutamente sì, naturalmente il programma poi di questa serie di finale prevede gara 1 questa sera, ma si replica già domenica ancora in diretta su Sport Italia, gara 2 in diretta dal Palasport di Bressanone, dove il Bolzano giocherà le sue partite casalinghe di questa serie di finale, eventuale bella, eventuale gara 3 in programma martedì ancora alle 18.45. Tra poco il momento della presentazione delle due formazioni, intanto il Palavis va via via riempiendosi e per assicurare appunto il giusto sostegno alla formazione di casa che torna in finale scudetto. Era già accaduto nella stagione sportiva 2011-2012, in quel caso ancora una volta dall'altra parte del campo c'era il Bolzano che poi riuscì a trionfare. Per la verità il Pressano è riuscito a battere in finale il Bolzano solamente in un'occasione lo scorso anno in Coppa Italia, andando a trionfare appunto al Pala San Giacomo di Conversano. Quest'anno invece la vittoria è andata alla squadra altoatesina, al Pala Chiarbola di Trieste. Il bilancio complessivo delle gare giocate tra queste due squadre in campionato vede una vittoria per parte, peraltro in trasferta, e poi c'è quella finale di Coppa Italia di cui abbiamo parlato. Insomma, equilibrio assoluto, anche se in finale il Bolzano per ore avanti in finale, ma nel computo totale dei match quest'anno
I numeri ci dicono che c'è un pressoché totale equilibrio tra le due squadre. Come ricordavamo poc'anzi, si temono, si conoscono a vicenda, si conoscono i giocatori, sanno i punti deboli l'una dell'altra e sono pronte a non mollare un centimetro quest'oggi. Gara 1 ovviamente molto importante nell'economia della serie, perché darà un indirizzo a quanto poi dovrà accadere nella partita di domenica. Eh sì, fondamentale, innegabile per il morale, ma anche l'aspetto numerico, perché poi chi dovesse vincere questa sera avrà due partite come possibilità, basta vincerne una per poter cucire il prossimo anno sul proprio petto il tricolore, ricordiamo, 50° scudetto della storia della pallamano italiana. Due organici sicuramente diversi per caratteristiche, quelli di queste due formazioni, il Bolzano roster piuttosto ampio, il Bressano di Branco Dumlic invece che si fida solitamente dei suoi uomini pochi, sceltissimi e affidabili. Dumlic gioca praticamente sfruttando 8-9 giocatori a disposizione e si fida, sono i suoi fidatissimi scudieri, tiratori scelti, ma comunque c'è anche una particolarità, perché anche il Dvorsek, anche il Bolzano, nonostante una rosa ampia, durante il corso della stagione, minutaggio alla mano, non è riuscito ad avere un reale valore aggiunto dalla panchina, seppur ben fornita. Anche lui fondamentalmente si fida di 8-9 giocatori. È un giocatore, e faccio un nome su tutti, che è venuto fuori nella serie di semifinale, forse meno impiegato nel corso della stagione, ma che poi ha tirato fuori davvero delle grandi prestazioni, Bruno Birzic. Esattamente, diciamo eccezion fatta per l'impiego di Bruno Birzic, che è stato singhiozzato durante l'anno, ma poi all'improvviso è stato chiamato in causa sin dal primo minuto, ha giocato una serie di semifinale decisamente positiva. Su tutti, la seconda partita di semifinale, MVP, 5 gol al suo attivo, fondamentale per la vittoria e quindi per raddrizzare il computo dei match con il Cassano. C'è una sorta di derby anche per quanto riguarda le panchine, un derby dei Balcani, possiamo chiamarlo così. Montenegrino Branko Dumlic sulla panchina del Bressano, il croato Boris Dvorsek dall'altra parte. Il secondo, l'allenatore del Bolzano, alla seconda stagione nel campionato italiano, ha già vinto la Coppa Italia. Branko Dumlic invece pochi come lui, direi, conoscono il campionato italiano, conoscono le caratteristiche di ogni giocatore, della propria squadra e dell'altra squadra. Esatto, e poi possiamo aggiungere anche che anche a livello tattico i due giocatori e i due allenatori un po' si differiscono, perché mentre Dumlic ha un gioco senza particolari tatticismi, tutti i giocatori sono molto bravi a giocare l'uno contro uno ed è un gioco semplice ma concreto, attaccano gli spazi, scaricano la palla, semplice collaborazione, sfruttano tantissimo la temibile arma del contropiede con Di Mangio e Dall'Ago. Invece meno contropiede per il Bolzano, più fraseggio, si affida più alla coralità della manovra offensiva. Un Bressano che comunque dipende molto nella manovra d'attacco dall'incisività di Dall'Ago, quindi la sua giornata sarà decisiva anche con apporto di gol. E poi ricordiamo che entrambe le squadre giocheranno praticamente con un portiere, quindi Volarevic da una parte e San Paolo dall'altra sanno di giocare 60 minuti e sanno che potranno fare la differenza in ogni momento, due dei protagonisti tra l'altro anche in maglia azzurra. E dunque tanti temi, tante le microsfide che vedremo in questa serie di finale scudetto. Direzione arbitrale di gara 1 affidata alla coppia formata dai signori Dionisi e Maccarone, entrambi provenienti dall'Aquila. Al tavolo i delegati della FIGH sono i signori Cioni e Mondin. È tutto pronto per il fischio d'apertura, con il Bolzano che attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia completamente bianca, dall'altra parte in divisa giallo-nera, tenuta classica per il Bressano di Branko Dumlic. Sta per prendere il via la finale, la gara 1 per la serie che assegnerà il 50° scudetto nella storia della pallamano italiana. Per il secondo anno consecutivo il titolo passerà per un derby. Lo scorso anno era toccato alla Puglia trovarsi ai vertici del campionato con il Fasano, che poi aveva chiuso in vetta mettendosi alle spalle il Conversano. Quest'anno è una faccenda tutta del Trentino Alto Adige. Bolzano Bressano è iniziata con il primo possesso per la formazione di Dvorsek. Sì, i giocatori si danno i 5 di rito. Vediamo il Bolzano in attacco, cabina di regia, le chiavi della manovra d'attacco affidate a Mario Sporcic.
Cioè Dejan Turković in posizione di terzino sinistro è il miglior marcatore di entrambe le squadre complessive, l'unico nella top 10 peraltro dei marcatori del campionato di Serie 1. Il pallone manovrato, attenzione alla ripartenza dall'altra parte argentina che va alla conclusione, il rete per il gol del 1-0 con 44 secondi. Si fa tutto lui, si invola Argentin. Con leggiadria mette in porta, in gol, la sua prima marcatura personale. C'è un fallo adesso ai danni di Felipe Gaeta, si fa subito sentire la difesa del Pressano. Sì, difesa 6-0, Dedovic e Argentin, i due terzi difensore, difesa molto alta sugli 8 metri, proverà Lilković ad abbassarla e a cercare di creare spazi per i suoi compagni di squadra. Anche Nicola Moser ha fatto un gran lavoro in gara 3 contro Conversano, il tiro cercato da Turković, la pressione però ancora della difesa con un muro in particolar modo da parte di Dinko Dedovic, ancora il Bolzano in attacco, la palla per Gaeta, poi l'uno contro uno di Mario Sporcic, Felipe Gaeta ancora a contatto con la difesa, prova a far circolare il pallone direttamente su Turković, gioco fermo. Turković e Gaeta chiaramente le due bocche da fuoco, ma anche a Lilković. Ci pensa San Paolo a parare, ma come avevi accennato in precedenza, a Lilković può essere la chiave per aprire e scardinare la difesa del Pressano. Ottimo il suo impatto in tutto il campionato italiano, sin dalla prima partita, è molto servito da tutti i suoi compagni di squadra e può far male. Dejan Turković contro Valerio San Paolo, il tiro e la parata di San Paolo che inizia con il piede più che giusto, subito due parate, una sotto fallo, questa vale, palla ai suoi. Queste sono praticamente due reti quasi per il Pressano, doppia parata, difficoltà, quoziente, numero di difficoltà altissimo per lui, prima da 6 metri su Alilković e poi sul rigore. Ottimo il suo impatto. Bolognani per il possesso del Pressano, 2.39 sul cronometro della partita, il pallone a sinistra per Dinko Dedovic che prova ad allargare la difesa, come secondo su di lui c'è Martin Soler, intanto però prova dal lago con uno scavalcamento a liberarsi dalla marcatura, si riparte con Folgereiter che naturalmente ricopre il ruolo di pivot nello starting seven in sostituzione dell'infortunato Alessandrini, brutto lo scarico per Giungo che in qualche modo riesce comunque a tenere vivo quel pallone, poi Felipe Gaeta che l'agguanta e la tiene in vita, ancora palla per Alilković, Hannesin, Rebner, la prima rete della partita del Bolzano dopo 3 minuti e 10, 1-1. Addirittura abbiamo visto i due pivot del Bolzano che sono stati i primi ad arrivare nella metà campo del Pressano, fraseggio Alilković in Rebner. Ottima la prima rete anche di Hannesin e Rebner. Bolognani gestisce il pallone, poi Dedovic. La palla per il tiro di Dallago, lo aspettava su quel palo però intanto Mate Volarevic che fa registrare la prima parata della sua partita, la seconda fase sul fronte opposto, prova a farsi largo Gaeta che deve andare in uno contro uno, la finta di passaggio, poi Turković che prova a staccare, viene fermato fallosamente dal Pressano. Troppo sotto la difesa Turković, non riesce a far partire il tiro, aveva tre giocatori addosso, sei mani, tutte su di lui. Bottino complessivo di 146 gol per Dejan Turković in questo campionato di Serie 1 maschile, la sua squadra, il Bolzano, è risultata essere dopo la regular season il miglior attacco del campionato, 750 reti realizzate. Gaeta, molto alta la difesa con Giogo, va in elevazione Felipe Gaeta, tocca questa volta non impeccabile Valerio San Paolo. Sì, tocca sul primo palo, riesce a mano piena, ma non riesce a deviare la traiettoria di quel pallone che in maniera sibillina si infila sotto l'incrocio dei pali. È già ripreso il gioco con il tentativo di Dinko Dedovic che ha provato a sorprendere con il braccio sul fianco del difensore Mate Volarevic, il quale però fa registrare la seconda parata consecutiva. E che parata anche di Mate Volarevic, anche in questo caso non riesce ad incrociare la traiettoria del tiro, chiaramente aveva tirato sul fianco del difensore, lui si è fatto trovare sul suo palo di riferimento sia in questo caso che nel tiro precedente su Dallago. Seconda parata per Mate Volarevic. Sporcic, a sinistra c'è Dejan Turković, il taglio di Martin Sonner come doppio pivot,
il palleggio di Sporcic, è un incrocio per Dejan Turkovic che va in elevazione, attenzione a Gaeta che stacca sul primo passo, pallone che termina al lato però rispetto alla porta difesa da San Paolo, vuole subito ripartire il Pressano, riesce Dedovic a evitare la marcatura, la finta di Dallago che va in elevazione, lo ferma Lilković. Ottimo il timing di Alilković, abbiamo visto che i terzi difensori del Bolzano invece sono Alilković e Sporcic, anche lui un cambio per il compagno di reparto di Nerebner che solitamente abbiamo visto impiegato accanto ad Alilković in difesa. Bolognani, pallone lasciato a Folgereiter che si fa vedere e gioca d'appoggio, poi Dedovic, uno scarico, il pallone è terminato però oltre la linea laterale, errore in fase di costruzione da parte del Pressano, che palla questa di Sporcic e poi l'invasione però di Stefano Arcieri, aveva tagliato tutto il campo con quel passaggio Sporcic. Ottimo, illuminante il passaggio di Sporcic, Arcieri fallo di invasione, ma comunque Valerio San Paolo si era esibito in un'ottima parata in due tempi. Comunque avrebbe probabilmente negato ugualmente la gioia del gol a Stefano Arcieri. Diciamo che entrambi i portieri hanno iniziato la partita sui loro livelli migliori. Sono indubbiamente i valori aggiunti. Folgereiter, il pallone per Dedovic, poi il tiro in sottomano, gol splendido da parte di Alessandro Dallago, rete davvero pregevole. Che gol di pregevole fattura, è riuscito ad incrociare il tiro, a chiuderlo sul primo palo, Mate Volarevic era partito in anticipo, se ne accorge Dallago che lo trafigge spiazzandolo, ottimo gol, primo gol per lui. E poi aveva cercato una conclusione dall'altra parte il Bolzano, riuscita comunque in qualche modo a riposizionarsi la difesa della squadra di Branko Dumnic. Allora possesso adesso per il Bolzano dopo il fallo, Arcieri. Le finte di Turkovic che va alla conclusione nonostante la pressione di Andrea Argentini che viene sanzionato con un cartellino giallo. Sì, anche Dedovic era uscito benissimo su Turkovic, sotto fallo aveva sporcato il tiro. Chiaramente gli arbitri hanno ravvisato un'azione irregolare, dovrà ripartire dai 9 metri. Turkovic che va in palleggio, c'è il taglio di Arcieri come doppio pivot, la palla manovrata da Gaeta che va in uno contro uno, lo scavalcamento, riesce sotto contatto a lasciare una grandissima palla Gaeta, poi ancora Felipe Gaeta per Maro Sporcic, Sonnerer che però non ha spazio, deve risalire, azione velocissima del Bolzano con il fallo su Arcieri. Arcieri che nel frattempo e durante questa circolazione di palla era riuscito a tagliare e si era inserito all'interno delle maglie della difesa del Pressano. Gaeta che va in elevazione, Sporcic si libera dalla marcatura, il tutto sotto passivo peraltro con Sporcic che lamenta una trattenuta al limite da parte di Folgereiter, 9 metri ancora. Che vuole intensità il pallone, difesa Pressano. Sì, infatti vuole il pallone Turkovic che però è costretto a fermarsi, riesce a tenere ancora la difesa giallonera. Troppa veemenza però, troppa voglia di andare a chiudere da parte di Argentina, viene richiesto il rispetto della distanza, poi il tiro di Turkovic, para San Paolo e pallone recuperato, la seconda fase con la velocità portata avanti dal lago, la palla a sinistra per Argentina, passaggio impreciso, ancora però un errore in fase di costruzione del Pressano e attenzione perché il Bolzano non perde tempo, questo è un gol incredibile da parte di Damir Alilković su un assist rischioso ma molto molto bello di Martin Sonnerer, non c'è davvero tempo per respirare, entrambe le squadre stanno correndo tantissimo. Tantissimo e soprattutto questo gol è maturato a seguito della seconda palla persa del Pressano, il Bolzano è riuscito a sfruttare l'azione di contropiede e Alilković ha capitalizzato il ben fatto dei suoi compagni di squadra, primo gol per lui. Bel gol davvero quello confezionato dal duo Sonnerer e Alilković. Taglio di Dinko Dedovic sulla linea, fallo intanto. Si ripartirà dai 9 metri con Folgereiter, pronto a far ripartire l'azione d'attacco. Dedovic, l'uno contro uno, questa volta fulmineo, ha rubato il tempo a Sonnerer. Bravissimo Dedovic, addirittura si gira Mate Volarevic, ecco un tiro più che forte e preciso, lo supera. Primo gol per Dedovic. Intanto Alilković e poi è finito a terra Hannes Nerebner dopo un brutto scontro con Adriano Di Maggio. Per quanto visto sulla dinamica dell'azione fortuito, Di Maggio è andato a scusarsi anche se Nerebner non l'ha presa benissimo. No, continua a lamentarsi
platealmente dubita probabilmente sulla involontarietà del gesto. Si ripartirà con il pallone nelle mani per il Bolzano. I ritmi soprattutto in difesa sono altissimi, entrambe le squadre sanno di dover limitare le palle perse, perché sia Bolzano che Pressano proveranno a spingere soprattutto nella parte iniziale del match, dove con le forze fresche è più facile lavorare sulla velocità delle azioni. Si gioca con il pallone in mano a Gaeta. Argentini si è dovuto accomodare in panchina perché sta perdendo sangue dal naso, quindi deve lasciare il terreno di gioco. Intanto c'è lo scarico e Martin Sonnerer non sbaglia, mette tutto quello che c'è da mettere alle spalle di Valerio Sampaolo. 4-3 il punteggio in favore di Bolzano, 10 e mezzo trascorsi al Palavis. Primo gol di Martin Sonnerer, con che eleganza, l'airone, tutta la sua tecnica, la naturalezza nell'eseguire il gesto tecnico. Si gioca adesso con il pallone in mano a Bolognani, che va a destra. Le finte da parte di Dedovic, poi l'incrocio con Dall'Ago che non riesce a sua volta a cedere il pallone alla corrente gioco. C'è stato un fallo. 9 metri. Quando andiamo verso lo scoccare dell'undicesimo minuto di partita, le finte di Dall'Ago, l'incrocio per Dedovic. Poi Bolognani che gioca ancora d'appoggio. Dedovic va in uno contro uno, lo ferma senza troppa difficoltà Hannes in Rebner. Ha bisogno di maggior ritmo l'attacco del Pressano per mettere in difficoltà una difesa molto fisica, soprattutto lì nel mezzo da parte del Bolzano. Dall'Ago, la sua esplosività, la palla dentro, prova Folgheraiter che si coordina in un fazzoletto di campo, confeziona questa rete splendida. Che caparbietà di Folgheraiter, ottimo il passaggio schiacciato da manuale di Dall'Ago, lui con una mano la prende nonostante il mismatch fisico suo rispetto a Inner Ebner e Ali Ilkovic, riesce a sgattaiolare via, si butta in tuffo nei 6 metri, primo gol anche per Folgheraiter. Luca Lelli in regia ci ha riproposto poi il gol realizzato proprio da Nicola Folgheraiter. Attacca il Bolzano con Felipe Gaeta che si muove per vie centrali, va in uno contro uno, lo scarico a sinistra per Turković che si avvita su se stesso, riesce poi a cedere la palla a Stefano Arcieri, che però non ha avuto un buon impatto con la partita. Prima un'invasione, adesso un passaggio non pulitissimo, per la verità non era facile. Ha fatto molta fatica per tenere in campo quel pallone in posizione scomodissima, era in un vicolo cieco, ha provato commettendo invasione, perdendo questo pallone. Lui che ha della fisicità, fa della fisicità il suo punto forte, ha bisogno anche di spazio per poter sfruttare tutte le sue doti atletiche. Bolognani, Dinko Dedovic che va in palleggio, poi ancora Bolognani in uno contro uno, il tentativo di conclusione annullata però questa rete a Simone Bolognani. Si ripartirà dai 9 metri. Sì, Bolognani è stato bravissimo ad andare verso il fondo, era riuscito a far passare il pallone tra le gambe di Volarevic, però il gioco era fermo. Bolognani, cambio di posizione, Dedovic. Ancora il pallone lasciato ad Allago, gli scivola via però il pallone nelle mani, allora deve tenerla in vita in qualche modo. Il passaggio, l'intuizione di Dall'Ago, una palla raccolta dall'immondizia, diventa un passaggio preziosissimo per il pivot. Gran rete poi, ma soprattutto grande assist di Dall'Ago. Dall'Ago è stato illuminante, è stato bravissimo anche questa volta, assist man come su Folgheraiter, adesso ancora su Bolognani. Gli ha dato una palla complicatissima perché la palla stava uscendo dal campo, lui in un attimo ha guardato il movimento del compagno e lo ha servito. Para Valerio Sampaolo che poi si arrabbia però con Giongo per una mancata marcatura difensiva, e infatti tiro dai 7 metri. Giongo è stato costretto, era in ritardo, intervento difensivo scomposto che ha prodotto un tiro dai 7 metri in favore del Bolzano. Turković, che però ne ha già sbagliato uno, ci riprova e ci riproverà anche Sampaolo. Rete di Dejan Turković, 1-1 il personale, il computo esatto, il personale match tra i due giocatori della nazionale, terzino e portiere, 1-1 in una di quelle sfide che tante volte si ripetono a fine allenamento.
solo che adesso in palio c'è lo scudetto. Esatto, invece a fine allenamento al massimo c'è una birra. Dedovic dal lago a destra, poi Giongo, l'incrocio per Bolognani che risale a sinistra, è un doppio incrocio, ancora Bolognani che riceve questo pallone, la lascia con un incrocio nuovamente, Dedovic va in uno contro uno, prova lo scavalcamento su Alilković, la tiene in vita in qualche modo, la palla ancora per Dallago, è un po' complicata però questa azione del pressa, un po' manovrata, e allora le finte di Dedovic che va in palleggio, poi ancora la conclusione cercata dal giocatore bosniaco alla sua seconda finale scudetto consecutiva dopo quella dello scorso anno con il Conversano. Sì, era praticamente dentro, non se l'è sentita di far scoccare il tiro, probabilmente deve prendere un po' più di sicurezza e confidenza con questo fondamentale, anche perché credo che di spazi per poter entrare fin sulla linea dei 6 metri questa sera ne avrà veramente pochi. Bolognani, ancora Dedovic, la finta di tiro, la palla per Dallago che prova la conclusione insidiosa, ma è bravo Volarevic. Cerca di far rimbalzare la palla ad un paio di metri da Volarevic, però con le sue lunghe braccia fa ottima guardia. E può ripartire il Bolzano. Equilibrio totale fino ad ora, 5-5 il risultato. Dopo un quarto d'ora di gioco in gara 1 di finale scudetto. Il pallone manovrato da Arcieri. Martin Sonnerer sul primo palo, la sentenza è sempre la stessa. Un cecchino quando viene innescato con il giusto ritmo, lui è bravissimo a metterla dentro, questa volta sfrutta il primo palo, chiude il tiro e fa passare la palla tra palo e portiere. Secondo gol per lui. Dedovic. A sinistra c'è Giongo. Per il principio di azione che abbiamo visto in precedenza con l'incrocio, eccolo qua con Bolognani, anzi doppio incrocio di nuovo, Bolognani a destra, la palla per Dallago, poi ancora Bolognani, l'uno contro uno, incrocio di nuovo, Dedovic, c'è Folgereiter sulla linea, la palla per Giongo che prova a coordinarsi, riesce a concludere, non aveva avuto un buon impatto con la palla, poi è stato bravissimo però. Passaggio un po' insidioso, però lui riesce a controllarlo. E in un amen, intanto Felipe Gaeta va a trasformare dall'altra parte la rete della pronta risposta bolzanina per il 7-6. Prende tutti sul tempo, non ha dato il tempo al Pressano di riposizionarsi in modo corretto in difesa, con una difesa sbilanciata, ha avuto la meglio lui con il suo tiro fulmineo, perché lui ha una varietà e velocità d'esecuzione del tiro che è unica sul campionato italiano. Classe 82, giocatore di grande esperienza, profondo conoscitore del campionato italiano, ha vestito la maglia del Conversano prima di approdare qui a Bolzano, con cui ha vinto tutto e tante volte. Fallo intanto su questo taglio di Adriano Di Maggio, c'è un cartellino giallo per Stefano Arcieri. Sì, Stefano Arcieri che è deputato al controllo dell'eventuale taglio di Adriano Di Maggio, il suo diretto difensore, è chiaramente per infastidire l'inserimento di Di Maggio a doppio pivot, è stato costretto a commettere fallo. Gioco fermo per andare ad asciugare il campo nelle immediate vicinanze di Damir Alilković e Martin Sonnerer. 7-6 il risultato quando siamo al 17° minuto di gioco del primo tempo. Dantino, Dedovic, Dallago, ecco Dantino che è entrato dalla panchina, intanto il pallone ceduto a Dedovic, Dallago nuovamente Dantino, ottimo l'anticipo però di Gaeta perché quello era uno scarico sicuro per Giongo. Però riescono a fare buona guardia, si stringono le maglie della difesa, ingabbiano sia Dantino che Folgereiter e il Pressano deve ripartire dalla linea dei 9 metri. 106 gol in stagione per Pascal Dantino, uno dei tiratori scelti di Dumnic. Eh sì, in campo anche tra la top 20, al 14° posto c'è Dallago, al 18° Sonnerer. La volante per Adriano Di Maggio, gol spettacolare quello del Pressano, rete fantastica per il 7-7, spettacolo, ma intanto è già ripartito Gaeta per il Bolzano, la palla murata, vediamo se c'è spazio per andarsene, poi Gaeta va a commettere fallo e si beccherà un 2 minuti, sospensione temporanea. 2 minuti
di esclusione temporanea. Gaeta si va ad accomodare sulla sedia dei cattivi. Questo è quasi un fallo di frustrazione a seguito di un tiro murato, stoppone di Argentina a due mani. Quello è uno dei fondamentali che sa fare meglio in difesa. Lui è autore di almeno 5-6 muri a partita. Momento favorevole, almeno in termini emozionali, questo al Bressano che ha messo dentro un bellissimo gol con una volante, ha recuperato questo pallone e adesso in superiorità numerica. Dal lago per Dedovic. Dantino. Osservano il movimento della difesa avversaria, gestione però semidisastrosa questa di Dinko Dedovic. Sì, non c'era il ritmo e la velocità per provare questa collaborazione a due, chiaramente prevedibile, e il Bolzano riesce a recuperare palla. Gesto di stizza di Nerebner, che poi chiede scusa a Folgereiter. Chiaramente la posta in palio è altissima e i nervi sono tesi. Einer Ebner è uno di quei giocatori abituati poi a fare il lavoro sporco solitamente, sì, tanto in difesa quanto sulla linea dei 6 metri nella fase d'attacco. Possiamo dire che è estremamente energetico, per usare un eufemismo. Turković, Sporcic, un po' impreciso il passaggio. Rocambolesco il recupero di Mario Sporcic. Che comunque la tiene in mano, e allora palla a Turković. Con l'inferiorità numerica il Bolzano e il gol di Damir Alilković. Pessima la gestione di questa superiorità numerica da parte del Bressano. È ottimo l'intuizione di Mario Sporcic. E poi il gol però di Capitan Alessio Giongo, che riesce a ritagliarsi lo spazio. C'era la possibilità di andare dentro, perfetto, proprio di quella superiorità numerica di cui parlavamo in precedenza, rete dell'8-8. Utilizza l'arma del pallonetto per scavalcare un portiere non propriamente basso, 2,02 metri per Mate Volarevic, ma lui salta più alto di tutti e accomoda il pallone lentamente, dolcemente in porta. Alessio Giongo, secondo gol per lui. Non utilizza la soluzione dell'extra player il Bolzano con la superiorità numerica, resta tra i pali infatti Mate Volarevic. Intanto però è rientrato Gaeta, si riprende a giocare in 7 contro 7, la palla per Mario Sporcic, poi Turković. La segnalazione di passivo su questo possesso prolungato degli altoatesini. C'è un fallo, cartellino giallo per Nicola Moser. Alilković pronto a ridare in là all'azione d'attacco. Sporcic per Gaeta. Taglio di Martin Sonnerer, due pivot sulla linea per il Bolzano. Il sottomano bello, ma bella anche la parata da parte di Valerio Sampaolo, estremamente reattivo sul tiro di Sporcic. Quarta parata per lui, riesce a chiudere le gambe in tempo per deviare quell'insidiosissima conclusione di Mario Sporcic. 21 minuti sul cronometro, 8-8 il risultato. Dedovic per Folgereiter, questo pallone, poi il pallone ancora nelle mani del Bressano con Dedovic che lascia con un incrocio, il tiro cercato violentissimo di Dallago, palla che si stampa sul palo. Buona la scelta di Dallago, erano riusciti ad abbassare la difesa, a concentrarla nella parte destra del campo. E Dallago, quello è un tiro che ha sulle corde, anche se il livello di difficoltà è molto alto. È l'incrocio di palle questa volta a negargli la gioia del gol. Questa volta è stata solo una questione di sfortuna, perché aveva trovato il giusto timing per prendersi quel tiro con una difesa del Bolzano non perfettamente posizionata. Udovicic intanto, che è entrato dalla panchina, prova a far ruotare gli uomini in qualche modo il tecnico Boris Vorsek. Erik Udovicic, la palla recuperata però, anzi regalata da Udovicic al Bressano. Eh sì, non è stato positivissimo e felice l'impatto del match di Udovcic. Gli scivola questo pallone e lo regala al Bressano. Classe 95, prima stagione con la maglia della Bolzano. Aveva fatto vedere ottime cose al Palachiarbola con la maglia di Trieste. Time out, il primo della partita, lo chiama Branko Dumnic sulla panchina del Bressano. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico montenegrino. Se chiude diagonale a gol, anche
bene. Ora, se rimane Spocic qui e Udovicic, facciamo 6, potete fare, senza 6, incrocio sedese, tu passi, o incrocio rovescio, Udovicic. Ma concentrati, se lei esce fuori, se Udovicic ha abitudine di uscire fuori, a quella situazione, pivot qui e Paschi su Spocic uno contro uno. Deve darmi la palla prima allora o no? Come? Deve darmi la palla prima, dove va pivot? Non ha pivot, c'è di testa parte e Paschi incrocio, Paschi impegna Paschi. Sì, dai, vai. O incrocio rovescio, Paschi sposta Spocic qui, va bene. Ok, dai, vai, vai, vai. Non vogliamo! Ma fai! Concitate informazioni tattiche per cercare di creare superiorità numerica e cercare di creare spazio all'interno delle maglie della difesa del Bressano. Ci proveranno con doppio incrocio e rovescio su Udovcic, cercando di farlo uscire per poter poi sfruttare eventualmente l'inserimento del pivot nello spazio liberato dall'eventuale uscita di Udovcic. E dunque il neoentrato del Bolzano individuato come l'uomo su cui organizzare questo attacco da parte della formazione di Branko Dumnic. Dopo il time out, il pallone per Pascal Dantino, l'uno contro uno, eccolo l'incrocio per scaricare su Adriano Di Maggio, pallone impreciso, però palla recuperata dal Bolzano che può andarsene con proprio Udovicic, che può andare in palleggio, va lui in uno contro uno, stacca dalla linea dei 9 metri, la palla ceduta troppo tardi alla compagno, e poi il contropiede da parte di Giongo che va a duellare con Volarevic e lo batte. Seconda palla persa da Udovicic, il Bressano non perdona, 9-8. Eh sì, anche questa volta la responsabilità è di Udovicic, che sì va a contatto ma sbaglia completamente i tempi del passaggio e dell'inserimento. Forse chiede troppo al suo tentativo di inserimento, un giocatore che ha comunque la tendenza di andare a contatto e andare dentro la difesa. Questo però questa volta gli ha giocato a sfavore. È entrato anche Bruno Berzic intanto nelle fila del Bolzano. Colpo al volto subito da Felipe Gaeta, che chiede di fermare il gioco. Infatti c'è questa interruzione. Nulla di grave però, e allora riprende posto nel suo ruolo abituale di terzino destro il giocatore di origini brasiliane. Le finte di Berzic, lo scarico per Martin Sonner, poi bisogna ripartire però centralmente l'uno contro uno. De Berzic, gran palla dietro la schiena, si coordina Alilkovic, ma che gol è questo? Questo è un autentico coniglio dal cilindro, da terra riesce a rialzare la traiettoria di quel pallone che beffardo scavalca Valerio Sampaolo. Abbiamo visto questa azione d'attacco con Bruno Berzic, che solitamente piace, gli piace tantissimo attaccare il secondo difensore nella parte destra del campo e giocare poi e trovare i passaggi illuminanti o per Sonnerer o per Alilkovic. Questa volta è stato il pivot ad avere la meglio e l'ha premiato con il suo terzo gol personale. Gioco fermo. Notavo, Matteo, come quasi tutte le azioni d'attacco del Bolzano si sviluppino nella parte destra del campo. La stragrande maggioranza. Minuto 24, risultato di parità 9-9. Le nostre telecamere sugli spalti del Palavis, che ha risposto alla grandissima, al richiamo di questa finale scudetto. Ci si sposterà poi a Bressanone per il prosieguo della serie da domenica e con l'eventuale gara 3 martedì prossimo. Le finte di Giongo, che prova a rientrare, a tornare sui suoi passi, si è però infilato in una via senza uscita dove c'erano troppe maglie biancorosse, e allora va in elevazione dal lago. Le finte di Dedovic, Dantino, incrocio per Di Maggio, continua a far circolare il pallone il Bressano, poi il tiro di dal lago che non aveva molte chance questa volta, ha cercato una conclusione per sorprendere Volarevic, il quale però è riuscito a parare. Attenzione a Gaeta che stacca da lontano, tocca Sampaolo, rete del vantaggio di Bolzano. E occhio a questa rimessa veloce, perché il Bressano non perde tempo ma perde il pallone. Udovicic deve fermarsi, c'è Sonnerer, fase concitata della partita. Il Bolzano però alla fine dei conti ha in mano la palla del possibile più due. Sì, abbiamo ricordato più volte quanto la velocità possa, se messa in maniera eccessiva, possa trasformarsi in fretta e quindi giocare a sfavore
della squadra che cerca di recuperare. Questa volta è stato il turno del Bolzano che perde questa palla, del Pressano, scusami Matteo. E la perde anche il Bolzano. Cambio di possesso, il rovesciamento dall'altra parte, la virgola cercata, c'è un fallo, ci sarà un due minuti per Gaeta che deve accomodarsi in panchina per la seconda volta. Questa è una brutta tegola per il Bolzano, seconda espulsione momentanea di due minuti, ricordiamo che alla terza si va fuori definitivamente. Gaeta sta protestando, c'è anche un cartellino giallo a Boris Borsek, dunque il nervosismo non paga. Ci sarà un tiro dai 7 metri. Lo specialista Di Maggio si appresta a mettere il piede sulla linea dei 7 metri e a duellare con Mate Volarevic. Il tiro da parte di Adriano Di Maggio, ha cercato la finezza, non è andata. Che parata di Mate Volarevic, ipnotizza Adriano Di Maggio. Quello è un tiro che ha nelle sue corde, però chiaramente sbagliarlo in questa fase del match non fa morale. Dal Lago adesso in posizione di centroavanti, quasi a tenere fuori dall'azione Bruno Berzic, fallo su Udovičić, si ripartirà dai 9 metri. Continua Udovičić ad andare a contatto con la difesa del Pressano. Time out chiamato da Boris Vorsek, che naturalmente vuole parlare di questo cambio difensivo da parte della formazione della Pressano. Andiamo ad ascoltare le parole di Vorsek. You change or move. If he shoot, you sprint back out. If he in the next, you must sprint back, change with goalkeeper. Okay. Mister Dvorsek organizza questa azione in extra player, organizza il cambio dopo la partenza dell'azione d'attacco con Mate Volarevic che riprenderà la via dei pali. Si prende ogni secondo a sua disposizione Branko Dumnic dall'altra parte. È già in campo di nuovo il Bolzano, invece è entrato Mikkel Pirker in posizione di terzino destro e sarà lui probabilmente a cambiare dopo aver effettuato l'incrocio con Mate Volarevic. Eh sì, con Gaeta che è andato a sedersi sul fondo della panchina, il che probabilmente potrebbe voler dire preservare anche il giocatore di origini brasiliane, perché fare a meno di Gaeta con ancora più di un tempo da giocare non è cosa saggia. Ah, assolutamente no, e non è neanche facile per una squadra come il Bolzano. Gaeta è quasi un centrale aggiunto, giocatore di grande intelligenza. 9 metri con Hannes Hinrebner pronto a far ripartire l'azione d'attacco. E Berzic a cambiare con Volarevic. Pirker, c'è un fallo ancora su Hinrebner. Giocano con il cronometro, chiaramente vogliono far passare più secondi possibili. Udovičić ha provato la conclusione, c'è la parata, la palla recuperata da Dedovic che poi la cede a sinistra a Dantino, è rientrato a Lilkovic, la palla ancora ad Argentin che va in elevazione, poi lo scarico per Dedovic, superazione in velocità, gestione molto saggia, intelligente da parte del Pressano che porta al gol di Dedovic. È riuscito a controllare il corpo con delle finte non per la verità supersoniche, però efficaci, perché è riuscito a ritagliarsi lo spazio e con saggezza, equilibrio e tecnica è riuscito a superare con un morbido pallonetto Mate Volarevic, ingannato dalla tecnica di tiro. E poi abbiamo visto questo tentativo di conclusione dall'altra parte, momento di difficoltà adesso per il Bolzano, anche se la partita prosegue su binari di assoluto equilibrio, perché il risultato è sempre bloccato, sempre parità 10-10 quando andiamo verso il 28esimo minuto. Siamo entrati in questo momento nel minuto numero 28 della sfida di gara 1 della finale scudetto della Serie A1 maschile di pallamano. Il pallone per Dantino, attacca il Pressano, poi le finte
a destra di Alessandro Dallago, che va in uno contro uno, va in elevazione, scarica su Dantino, palla recuperata da Udovicic che osserva il movimento dei compagni. Udovicic ancora ricevuto da Lilkovic, la palla dentro per Martin Sonnerer, una carezza dolcissima a quel pallone appoggiato alle spalle di San Paolo. Non ne sbaglia una, 3 su 3 per Martin Sonnerer, questa volta innescato in maniera perfetta da Udovicic, che attira su di sé tre difensori usando il tempo giusto d'attacco e smarcando così, lasciando tutto solo Martin Sonnerer sulla destra, e anche questa volta l'azione si è sviluppata sulla zona destra del campo del Bolzano. Dedovic che va in uno contro uno, l'elevazione, poi Dallago ritorna nuovamente su Dinko Dedovic, si fa vedere il capitano Alessio Giongo, il capitano di Pressano, le finte di Dallago che riesce a liberarsi in qualche modo della marcatura, anche se lo atterra in Rebner. Gioco fermo, bisognerà procedere con l'asciugatura del campo. 29-06 complessivi sul cronometro della partita, 11-10 il risultato in favore di Bolzano. Siamo entrati nell'ultimo minuto, questa è una fase importantissima della prima frazione di gioco, perché chiaramente andare a riposo con il naso avanti anche in termini di punteggio è auspicabile in una partita che fin qui punti di riferimento non ne ha dati assolutamente. Dantino, incrocio per Dallago, poi la palla per Dedovic, dentro il pallone nella terra di nessuno, anzi nelle mani di Mate Volarevic, che poi riesce da terra. È stato Udovicic, grandissima parata di Valerio Sampaolo. Che cosa ha fatto Sampaolo? Mani basse, addirittura 2 minuti per Dallago sullo sviluppo di questa azione. Valerio Sampaolo, mani basse, all'improvviso salta alzando le braccia, ha ingannato in Rebner, che chiaramente da pivot di razza non ha il contropiede tra le sue armi fondamentali. Portiere dell'87, originario di Chiaravalle nelle Marche, ex di Conversano. 6 parate al suo attivo per Valerio Sampaolo, tutte fondamentali. Questa è stata incredibile, davvero, grande intervento per permettere alla sua squadra di attaccare per il possibile pareggio. 11-10 il risultato quando siamo nei 10 secondi finali di questo primo tempo. L'uno contro uno di Moser, la palla per Di Maggio, sfondamento fischiato ad Adriano Di Maggio, cambio di possesso, Berzic, una manciata di secondi per Alilkovic, il tiro, la palla che sfila via accanto alla porta, difesa da Valerio Sampaolo, non cambia il punteggio. 11-10, io vedo Marcello Festa pronto a bordo campo. Non ancora Gigi, non c'è ancora Marcello. 11-10 dunque alla fine del primo tempo, equilibrio totale. È avviato il primo tempo, Mario Sporcic 11-10, vantaggio di un gol. Si conferma questo un derby di grandissimo equilibrio, molto combattuto, grande agonismo, anche buona qualità. Sì, la partita è equilibrata come ci aspettavamo. Fino adesso queste cose che ci siamo messi d'accordo in spogliatoio vanno bene. Ci aspettavamo una partita così, niente, dobbiamo continuare così, e in queste partite decidono piccoli dettagli. Speriamo di essere più concentrati fino alla fine. Molti errori da una parte e dall'altra, c'è anche grande tensione, la posta in palio è pesantissima, è importante, vi giocate una stagione. Sì, sono due portieri, tutti e due primo tempo in forma, e giusto anche, è un finale scudetto, un po' di tensione c'è. È giusto che è così. Bene, grazie. Grazie Mario Sportic Di Maggio. Allora, sotto di un gol, partita apertissima, avete sbagliato troppo, non avete trovato quella fluidità di gioco, soprattutto quando il Bolzano è riuscito a difendere a difesa schierata. Ma partita tiratissima di altissimo livello, con pochissimi errori tecnici e qualche tiro sbagliato, qualche gioco a scherzetto di emozioni, però la partita è dura e tirata, il gap è minimo, e la partita è tirata, può vincere chiunque. È il dettaglio che farà la differenza. Senti, quanto sta pesando l'assenza di Alessandrini? Sicuramente è un giocatore in più, quindi se in squadra è sempre stato il nostro centrodietro, anche il nostro primo pivot, il nostro ripiego di Folgreiter è molto valido, però un giocatore in più a questi livelli dopo 50 partite in stagione lo paghi. Quel 7 metri? L'ha parato, bravo il portiere. Bene, grazie. Grazie Di Maggio. Dunque, squadra al riposo, vantaggio
di uno per il Bolzano. Partita apertissima, ci attendono 30 minuti di altissima intensità, di buona qualità tecnica. Per il momento ci fermiamo a linea a Milano, alcuni comunicati commerciali e poi ritorniamo di nuovo in studio per gustarci fino in fondo questa intensissima gara 1 di finale scudetto tra Bressano e Bolzano. Tra poco. Di nuovo in diretta dal Palavis di Lavis, intervallo di gara 1 di finale scudetto della Serie 1 maschile di pallamano, 11-10 in favore del Bolzano sul Bressano, in una partita bella, divertente, dai ritmi vibranti. Praticamente
in perfetto equilibrio dal primo minuto, sorpassi e controsorpassi nel punteggio, ma nessuno è riuscito a prendere il là. Ci ha provato e ha avuto l'occasione il Bolzano, ma ha spento la possibilità di portarsi sul più due sul finale di questo tempo. La straordinaria parata di Valerio Sampaolo, che ha negato la gioia del gol ad Hannes Hinnerebner in contropiede. Punteggio fermo sull'11-10. Partita bellissima. E ci sono gli occhi su queste due squadre del direttore tecnico Riccardo Trillini, perché si va verso un appuntamento molto importante. Italia-Russia il 13 giugno alla Pala Yamamay di Busto Arsizio. Appuntamento molto importante per la nazionale, per quanto riguarda la corsa alle qualificazioni ai campionati europei di Norvegia, Svezia e Austria del 2020, perché sarà un grande evento naturalmente, con la gara Under 19 Italia-Austria che precederà la sfida 16-15 fischio d'apertura, con un lungo pomeriggio in diretta su Sport Italia. Il bello poi, anzi l'apice, arriverà col fischio d'inizio d'Italia-Russia, perché siamo in corsa per le qualificazioni ai campionati europei. E soprattutto ci prepariamo a questo incontro con ancora negli occhi e nel cuore le emozioni vedendo, di quel infatti doppio incontro, di quella doppia straordinario risultato sportivo contro la Slovacchia, sia in casa che fuori. Ottima la prestazione vincente e convincente di una nazionale azzurra che proverà a insidiare i mostri sacri della pallamano internazionale, i russi. E ci saremo naturalmente con le telecamere di Sport Italia. 13 giugno, appuntamento al Pala Yamamay di Busto Arsizio. 11-10 intanto tra Bolzano e Pressano qui alla Pala Bis. Tra poco il secondo tempo, linea alla regia Milano, e poi torniamo per il secondo tempo, i secondi 30 minuti di questa gara 1 di finale scudetto. A tra poco. Prova Matteo, 1, 2, 3, prova. Parla. Prova Pierluigi, 1, 2, 3, prova. Tra poco di nuovo in diretta dalla Pala Bis di La Visse per il secondo tempo della finale scudetto. Squadra in campo, si inizia tra pochissimo. Thank you.
11-10 dalla Palavis, questa è Pressaro Bolzano, gara 1 di finale scudetto della Serie 1 maschile di pallamano. Tutto pronto per riprendere a giocare, tutto pronto per il secondo tempo, Pierluigi, di una partita che nel primo tempo abbiamo definito indecifrabile totalmente per come è andata. Partita vibrante al cardiopalma, però chiaramente in bilico nel punteggio, impossibile scommettere su chi vincerà, almeno per quanto visto fino a questo momento, nei primi 30 minuti. Dantino nel primo possesso di questa ripresa con Bolognani per il pallone nelle mani del Pressano, si fa vedere Dedovic e poi ancora Dantino. Ora Bolognani con Dantino posizionato sulla linea come doppio pivot, il pallone è recuperato da Udovicic che può andarsene in contropiede. Eric Udovicic che inizia decisamente meglio questo secondo tempo rispetto a come aveva giocato il primo, va subito a segnare. Sicuramente più felice l'impatto di Udovicic sulla seconda frazione di gioco. Primo tempo errori in fase di possesso, palle perse, sfondamenti, insomma non una prestazione impeccabile. Adesso palla recuperata e gol in contropiede, il modo migliore per impattare la seconda frazione di gioco. Dantino, incrocio per Dedovic, poi si riparte con il pallone ancora a Dantino sulla sinistra, c'è il taglio di Di Maggio che frana a terra, però sulla linea c'è spazio forse per Bolognani che non se l'è sentita di andare verso l'esterno, fallo e 9 metri. Chiaramente destro di mano verso l'esterno, si sarebbe infilato in un vicolo cieco, prova a risalire tra primo e secondo ma chiudono Udovicic e Arcieri. Ancora Dantino, Bolognani è rientrato dal lago, il tiro, la palla però torna nelle mani del Bolzano con Berzic che può andarsene in palleggio, alza la testa, osserva il movimento dei compagni, poi scarica per Martin Sonnerer, la parata, Berzic sulla ribattuta, all'incrocio dei pali, rete del 12-10. Ci vogliono due tentativi per trafiggere Valerio Sampaolo, non è andato a segno il primo tentativo in seconda fase di Sonnerer sulla ribattuta, ribadisce in rete Bruno Berzic, intanto ristabilita la parità numerica in campo, anche se il Pressano in inferiorità numerica non gioca mai in extra player praticamente. La rete splendida da parte di Alessandro Dallago per il 13-11, rivediamolo nel replay, gol fantastico. Fulmina con lo scavalcamento in Rebner in uscita e davanti a sé si apre un'autostrada. Secondo gol per Dallago. Udovicic, Berzic, a destra c'è Mario Sporcic che poi risale centralmente, va verso destra, ancora Berzic, il sottomano, tocca Sampaolo, tiro insidioso, rete. Power up per Bruno Berzic, secondo gol per lui in meno di 2 minuti, questa volta in sottomano, insidiosissimo Valerio Sampaolo, tocca ma non quanto basta per deviare la traiettoria di quel pallone. Intanto ancora una volta aveva provato Dallago ad andare in uno contro uno, aveva trovato fortuna in precedenza con quel bello scavalcamento, questa volta Udovicic è riuscito a fermarlo. Si gioca Bolognani, il Bolzano prova a scappar via, più 3, massimo vantaggio del match fino a questo momento. Prova a reagire invece il Pressano, Dallago a destra, le finte di Bolognani, ancora Dedovic, il palleggio, poi nuovamente Dallago che va in uno contro uno, fallo e 9 metri ancora. È sempre costretto a faticare molto tantissimo, però il Pressano per cercare la via del gol. Chiaramente la difesa del Bolzano non la scopriamo questa sera. Ecco Dallago, Dedovic prova lui la conclusione centrale, Volarevic questa volta fa buona guardia senza troppe apprensioni. Udovicic dentro per Lilkovic, la buona lettura difensiva però da parte di Giogo che poi può portare avanti questa ripartenza in velocità, il suo palleggio, brutto passaggio però che era destinato a Bolognani anche se l'ha annunciato con una telefonata, e dall'altra parte della cornetta c'era la difesa di Bolzano. Ma un movimento improvviso e repentino di Bruno Berzic che alza la mano distinto e chiude la traiettoria di quel tiro. Non si passa sulla testa di Bruno Berzic, devia quel pallone che recupera in uno scatto velocissimo Volarevic fuori dalla sua area. L'uno contro uno cercato da Udovicic, aveva cercato poi anche un passaggio, lettura con anticipo
di Dall'Ago, ma si continua a giocare perché tutto è avvenuto sotto fallo. E allora nuovamente Brzic, il palleggio di Maro Sporcic, a destra ancora Bruno Brzic che deve arrendare verso la parte centrale della difesa con Argentin, ultimo baluardo che riesce a chiudere, è un invito per Udovicic dopo questa rimessa in gioco, il tiro di Udovicic che termina al lato, vuole la velocità il Pressano, vediamo Dedovic che va a sinistra, Bolognani il suo palleggio, Bolognani verso il centro, sotto contatto, non c'è intesa, riesce Dall'Ago però a tenere dentro quel pallone, vuole ancora attaccare il Pressano, dentro la palla per Argentini che poi da terra subisce fallo, 9 metri. Riesce ad agguantare quel pallone, però chiaramente era sbilanciato, era praticamente sdraiato a terra Argentin. Azione concitata con l'ultimo tentativo in ordine temporale di Adriano Di Maggio che è rimasto a terra. Ha colpito. Probabilmente ha messo il piede su un piede del giocatore avversario. Problemi alla caviglia sinistra. Però niente di grave. Fortunatamente per il Pressano e per Adriano Di Maggio. È un giocatore molto importante. 111 reti in stagione. Il secondo top scorer dopo Alessandro Dall'Ago, giocatore dell'85, soprannome qui al Palavis Freccia del Sud, origini conversanesi, ha giocato un vero e proprio derby nella serie di semifinale avendo poi la meglio. Ha provato Dantino intanto a farsi largo lì nel mezzo, ma tiene Martin Sonnerer. Dantino con il suo baricentro basso cerca di inserirsi nella difesa del Pressano, ma che finta è questa da parte di Dall'Ago, ha fatto sedere Volarevic con un tentativo dai 9 metri, Volarevic era già seduto a guardare quello che stava accadendo, davvero un gran gol questo di Alessandro Dall'Ago che ne ha già messe dentro un paio di pregevole fattura. Eh sì, terzo gol per lui e di queste finte uno in grado di imitare quello che ha fatto Dall'Ago è chiaramente Felipe Gaeta in forza al Bolzano, ma sono credo gli unici due a poter fare queste finte così difficili, di difficile lettura per un portiere. Ha ingannato addirittura un portiere come Volarevic. E intanto si gioca Brzic dentro la palla per Alilković che ha preso posizione, riesce poi Dedovic in un duello tutto bosniaco a riposizionarsi davanti all'avversario e a fermarlo. Brzic va ad attaccare lì nel mezzo, ancora Brzic dentro la palla per Sporcic, c'è la parata, poi la tiene in vita il Pressano che può andarsene, Dantino dialoga con Dall'Ago che va in uno contro uno, Dall'Ago, la conclusione di Dall'Ago sotto contatto, para Volarevic, poi Martin Sonnerer da terra è riuscito a servire Brzic che alza la testa, la palla a sinistra per Stefano Arcieri, la conclusione, para Valerio Sampaolo e quando para Sampaolo impazzisce il Palavis. Soprattutto se ne fa due consecutive come in questo caso. E Adriano Di Maggio la conclusione, palla che sfila via, ma il gioco è fermo. Udovicic e Sporcic stanno protestando. Di Maggio non riesce a rialzarsi con facilità. Probabilmente sta risentendo del colpo subito in precedenza. Subito in sì. Esatto. Tiro dai 7 metri con Pascal Dantino che andrà dalla linea. Addirittura zoppica vistosamente Di Maggio. E adesso sta lasciando il campo. Espressione probabilmente anche di rabbia negli occhi di Adriano Di Maggio. E palla in mano al Bolzano, dunque il gioco era stato fermato solamente per dare modo a Di Maggio di lasciare il campo. Brzic attacca il Bolzano dopo un tiro sbagliato da Di Maggio che ha dovuto necessariamente lasciare il campo, poi le finte di Sporcic, Turković a sinistra, lo scarico dietro la schiena di Brzic per Udovicic, non c'è spazio, si riparte con Dejan Turković che vuole riposizionare i compagni, riporta Udovicic al centro, segnalazione di passivo, il sottomano, l'invenzione di Erik Udovicic. Che gol di Udovicic, si nasconde dietro il suo diretto avversario in difesa e lascia partire un missile che non lascia scampo a Valerio Sampaolo, non lo vede partire.
15-12 il risultato quando siamo al 38esimo minuto di partita qui alla Palavis in gara 1 di finale scudetto. Si rivede in campo Matteo Turković, che aveva lasciato oramai da più di mezz'ora praticamente il terreno di gioco. Esce Arcieri, Udovicic all'ala e Turković torna in posizione di terzino sinistro. Bolognani che ha ricevuto da Dall'Ago, il tiro di Bolognani sotto fallo, ci sarà un 9 metri e chiaramente Dumnic, la cui coperta è molto corta, ha dovuto riorganizzare la squadra con Dall'Ago passato in posizione di ala destra. Eh sì, cerca di gestire i suoi migliori uomini anche se l'organico non gli lascia grosse possibilità di manovra. È una coperta un po' troppo corta, chiaro che la tegola di Alessandrini già preventivata, ma questa inaspettata di Di Maggio non dà qualche grattacapo in più a mister Dumnic. Dalla linea Tantino, lo specialista. Lo aspetta Volarevic, Tantino non sbaglia però, a segno. Primo gol per lui dalla linea dei 7 metri, salta Volarevic e Dantino chirurgicamente gli fa passare la palla sotto la suola delle scarpe. Con un duello anche psicologico tra i due, Volarevic è andato a sfidarlo, si è portato sulla linea dei 4 metri. Non si è lasciato però spaventare Pascal Dantino, che ha messo dentro la rete del meno 2. 15-13, conduce il Bolzano che attacca. Udovicic, il pallone è ancora nelle sue mani, l'uno contro uno, Alilković, la palla resta lì, ferma. Bravissimo Dall'Ago che ha impedito a Berzic di servire un Turković che era praticamente solo in posizione di ala sinistra. Segnalazione di passivo, c'è il cambio di possesso, palla recuperata dal Pressano, attenzione a Dall'Ago che va in uno contro uno, lo aspetta Berzic, va in elevazione Dall'Ago, poi Argentin che si butta dentro, pallonetto freddissimo, 2-0 di parziale, si vede poco in attacco ma questa volta è stato molto lucido Argentin. La seconda volta che utilizza la precisione per scavalcare Volarevic, secondo gol personale, ottimo in seconda fase il suo inserimento, è andato dentro come un coltello caldo nel burro e tutto solo trafigge Volarevic. Power up per Pressano che non lascia scappare via Bolzano, 14-15. Classe 95 Adria Argentin, prima stagione con la maglia del Pressano, lo scorso anno a Malo. Udovicic da posizione di ala sinistra batte sul primo palo Valerio Sampaolo, lo stiamo rivedendo nel replay. Finta del tiro basso, poi alza il braccio all'improvviso e batte Valerio Sampaolo sul primo palo. Ieri sta riuscendo molto meglio quello che nel primo non faceva nel miglior modo possibile, anzi nel migliore dei modi. Terzo gol per Udovicic. Dantino gestisce lui questo possesso della Pressano, ma in elevazione Dedovic, il palleggio di Bolognani che risale centralmente, ancora Dantino su Sonnerer, fallo e 9 metri. Dantino prova ad impegnare la difesa avversaria, anche se è dura la vita quando si passa dalle parti di Martin Sonner, che è anche un ottimo difensore oltre che un'ala con grandi doti tecniche. Le finte di Dall'Ago, deve risalire però ancora una volta il Pressaro per vie centrali. Dedovic si butta dentro, la conclusione, tiro dai 7 metri, tanta fatica ma poi un'invenzione a volte di Dall'Ago, a volte di Bolognani, a volte di Dedovic, tira fuori il Pressano dalle difficoltà. Dicevamo all'inizio quanto questa squadra giochi in modo semplice ma efficace, di quanto siano bravi tutti gli effettivi a disposizione di mister Dumnic nell'uno contro uno. E Pascal Dantino si diverte anche con Mate Volarevic, gli lascia scivolare il pallone con effetto, anche peraltro gioca anche con il polso. Sì, virgola a rientrare e riesce lì dove in precedenza Di Maggio aveva fallito. Secondo rigore, secondo tiro dai 7 metri di Pascal Dantino. Il fratello Nicolò Dantino, classe 99, ha centrato quest'anno la promozione nella Liga Asobal, nel massimo campionato spagnolo, con la maglia della Balonmano Nava. Anche lui sportivamente nato proprio nelle fila del Pressano, poi esperienza vincente con la maglia della Junior Fasano. Il tiro di Gaeta centrale ma poi vanno via tutti,
e Alilković mantiene il possesso per il Bolzano. Tiro di Gaeta troppo centrale per impensierire un San Paolo particolarmente ispirato questa sera, aggiungerei come al solito. Anche se Dumnic stava protestando per una presunta invasione, intanto Martin Sonnerer che va a cercarsi il contatto con il difensore, un pizzico anche d'esperienza e di astuzia qui per Martin Sonnerer. Illuminante il passaggio di Bruno Berdic, che vede della luce in quella zona del campo e ci fa passare il pallone. Cade il primo difensore Sonnerer, gli salta praticamente addosso costringendolo ad un fallo di invasione. Mister Dumnic chiaramente non è d'accordo e sta protestando con il tavolo. Turković a segno, rete di Dejan Turković, 17-15 il risultato. Bolzano tiene la distanza di sicurezza. Più due, il secondo gol di Turković, entrambi messi al segno dalla linea dei 7 metri. Questa sera ancora non è andato a segno dal campo. Dedović in rincorsa, la partita del Bressano in una serie di finale apertissima, anche domenica Bressanone in gara 2. Dal Lago riceve nuovamente da Dedović, poi ancora lo scambio, Dal Lago va in elevazione, tiro difficile, il muro e poi Volarevic. Aveva provato Bolognani ad inserirsi in doppio pivot per poi riuscire, ma Dal Lago probabilmente troppo sotto la difesa si è fatto murare questo tiro, che poi è stato controllato facilmente da Volarevic. E nel mezzo Bruno Berzic impone calma e pazienza ai compagni, propizia il cambio attacco difesa con il rientro di Udovicic, dà modo alla squadra di riorganizzarsi e di respirare. Alilković che gioca d'appoggio, Dejan Turković, poi Gaeta, la conclusione solita di Felipe Gaeta con il piede falso, come si suol dire, ruba il tempo alla difesa, gran gol. Classico suo tiro da dinoccolato, fatto di gomma piuma Felipe Gaeta, che riesce a ipnotizzare tutto, prende il tempo sia al difensore che al portiere. 18-15, più 3 di nuovo in favore del Bolzano. Va a caccia di un break con cui rimettere in piedi la partita il Bressano, perché con questo botta in risposta naturalmente a gioco facile la squadra di Boris Vorsek, che gestisce questo tesoretto di tre reti. Dedović picchia sul pallone a Alilković, si continua a giocare, ancora Dedović, l'elevazione, la palla dentro per il cambio di possesso, però il contropiede può andarsene, Felipe Gaeta che va in elevazione, non sbaglia, rete del 19-15, nuovo massimo vantaggio del Bolzano. Firmato da Felipe Gaeta, quinto gol per lui, il miglior realizzatore del Bolzano di questa sera. E c'è il time out chiamato da Branko Dumnic, che intanto è infuriato. Voleva il fallo su Dedović prima, invece gli arbitri hanno lasciato correre. Tira loro! C'è il gol, stanno combinando! Ascoltiamo il time out, possiamo andare adesso ad ascoltare il time out di Branko Dumnic. Attacchiamo. Non esiste muro 9 dentro, se esci devi fare fallo forte! Devi fare fallo forte se esci lì a centro! Concentrati in attacco, anche in alto, poi che si esce da una mano, che si esce dall'altra parte, e continuare, c'è molto spazio tra primi e secondi, non forzare, non cercare pivot così, dai, andiamo ragazzi, proviamo, sei dall'altra parte, basta, andiamo, sei dall'altra parte. Il consiglio di Branko Dumnic per la difesa era indirizzato ad Argentin. Non vuole muro sui 9 metri, chiaramente una volta che si esce bisogna far fallo, altrimenti quel muro si trasforma nel velo, tipicamente utilizzato nella pallavolo, perché chiaramente mette in difficoltà il portiere. E mentre nella manovra d'attacco vuole, predica calma, vuole sfruttare gli spazi tra primo e secondo della difesa del Bolzano e vuole una circolazione di palla più efficace con attacchi negli spazi, come la sua squadra sa fare. Dal Lago fa sempre a meno dell'infortunato Adriano Di Maggio, il Bressano Folgereiter. Argentin che adesso è la variante sulla linea dei terzini. Bolognani
Ancora Argentini che va in palleggio, subisce fallo però, 9 metri. Il tiro e la conclusione cercata da Andrea Argentini. Parabolarevic aveva provato a staccare dalla linea dei 9 metri. Turković porta avanti questa seconda fase, va in elevazione, la solita grande intelligenza di Turković. Poi Martin Sonnerer che come al solito da quel lato fa quello che vuole con la stessa delicatezza con cui accarezza i tasti del pianoforte che ama suonare, la mette dentro e accarezza il pallone. E questa è una musica, questa è una cavalcata delle Valchirie, perché il quarto gol di Sonnerer porta il Bolzano a più 5, suona la carica ai suoi, un tiro di pregevole fattura, illuminante il passaggio di Turković, meraviglioso lo stacco e la realizzazione di Sonnerer. Dedovic, le finte poi di Bolognani che però subisce fallo, 9 metri, 20-15, adesso il Bolzano sta fuggendo via, sta dando il suo imprinting, il suo segnale chiaro alla partita. Il tiro cercato da Bolognani, para ancora Volarevic. Aveva provato a fare un inserimento a doppio pivot dal lago, non se ne avvede nessuno, né i giocatori del Bolzano né i suoi compagni di squadra, riesce e si riaccomoda in posizione di ala destra. Fallo ai danni di Bolognani, 9 metri, ma sta facendo tanta fatica a segnare adesso il Bressano. Chiaramente la stanchezza inizia a farsi sentire. Ha provato dal lago e anche Volarevic ci sta chiaramente mettendo del suo con il passare dei minuti. Attenzione a questa palla recuperata però, Berzic fa il lavoro da solo lì nel mezzo, non riesce, ci pensa Volarevic, la parata, poi ancora Mate Volarevic, un muro da parte dell'estremo difensore della nazionale. E poi Annesin Rebner, tiro dai 7 metri. Questa è probabilmente la svolta del match. Due porte in faccia di Mate Volarevic, prima su Dallago, poi su Bolognani. Che parate, che interventi, non va giù, guarda, legge benissimo il braccio e con tutte e due le braccia si oppone a delle conclusioni a botta sicura. Qui sul primo palo va a chiudere con la gamba e con le braccia la strada al tentativo di ribattuta di Dallago. Tanto, tanto, tanto Bolzano in questi ultimi minuti, la squadra di Dvorsek con la maturità che la contraddistingue, che contraddistingue i suoi giocatori abituatissimi a queste partite, ha preso in mano l'andamento del match. Sono consapevoli del loro valore, sanno che devono aspettare, non perdere mai la concentrazione, sempre a testa sul match. Non sbaglia Dejan Turković, 21-15, la fuga di Bolzano adesso, massimo vantaggio ancora. Chiaramente il Bressano ha speso tanto e non credo riuscirà ad invertire l'inerzia del match, proverà probabilmente a limitare i danni, a mettere in difficoltà il più possibile il Bolzano, che vedo comunque più fresco e con più soluzioni tecnico-tattiche dalla sua. Dantino, tentativo di passaggio di Dallago sulla linea, intanto è entrato Matteo Moser che ha ricevuto il pallone e va a posizionarsi come ala sinistra. Palla persa però da Dedovic, può riconquistarla e rigestirla ancora il Bolzano. Va in elevazione Gaeta, anche se i compagni erano tutti al di là della metà campo e dunque è costretto a fermarsi il mancino del Bolzano. Forse che voleva probabilmente dai gesti, voleva che andasse fino in fondo questo tentativo di seconda fase, però Gaeta sapientemente sceglie la via della pazienza. Anche perché poi c'era stata la possibilità per Udovicic, sì, di prendersi un tiro decisamente migliore rispetto a quello di Gaeta in precedenza. Udovicic ha fallito la conclusione cercando una girella, palla dentro, torna a segnare il Bressano, lo fa con questa rete di Simone Bolognani per il 21-16 quando siamo al 49esimo minuto. Bolognani completamente dimenticato dalla difesa del Bolzano, si intrufola con un taglio sulla linea dei 6 metri, visto da Dedovic, servito, si gira tutto solo, troppo facile per lui, secondo gol. Time out chiamato da Boris Forsek per il Bolzano, 49-53 sul cronometro della gara, 21-16. Più per Martin, per Martin, ok? L'attacco è molto importante, questo attacco. Promere comincia.
da Eric, ok? Ok. Cambio di posto. No, Steve. Normale per te. E sprint in difesa, pivot. Aide. Vogliamo, cazzo. Il mister Dvorak sa quanto è importante questa azione d'attacco. Far gol adesso vuol dire mettere praticamente la partita in ghiacciaia o quantomeno ipotecare in maniera seria la vittoria di questa prima sfida della gara di finale scudetto. Ricordo che non c'è alcuna incidenza in termini di divario al termine della partita, ovvero la vittoria di una o dell'altra squadra significherebbe 1-0 nella serie, ma per pareggiare i conti non serve eguagliare il numero di reti, lo scarto maturato in gara 1, ma naturalmente basterebbe vincere. Dunque la sconfitta di questa sera verrebbe pareggiata nei conti della serie con una vittoria di qualunque misura in gara 2. Gaeta, Turković si butta dentro, intanto Bruno Berzic riesce a deviare sul fondo Valerio Sampaolo, il pallone però è terminato dietro la porta e dunque il Bolzano fa in tempo a riposizionarsi. Si alza il coro Pressano, probabilmente per l'ultimo vero momento della partita in cui la squadra di Dumbric ha la chance di cercare l'assalto. Cercherà di non farli scappare via e di ricucire il divario, vediamo se ci riuscirà. Intanto Valerio Sampaolo con la sua 11ª parata cerca di aiutare i suoi compagni. Bolognani, è un passaggio difficile però per Folgereiter, fallo, in Rebner voleva un'invasione, sì. Ravvisano una irregolarità. Probabilmente è successo un po' di tutto, sì, su quella linea, perché lì non ipotizzare l'invasione è difficile. Ma intanto Folgereiter va a prendersi il tiro dai 7 metri. Voleva il gol, ma si è preso il tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri e 2 minuti. Pascal Dantino, cambio di ritmo. Uno contro uno, fulminante. Palla buttata a terra alle ortiche, ma la raccoglie Folgereiter con una mano che caparbiamente si tuffa dentro e guadagna il tiro dai 7 metri. E soprattutto prende anche la superiorità numerica. Va lui dalla linea. Errore da parte di Pascal Dantino. Pallone che sfila via accanto alla porta di Matevolarevic, che era stato battuto anche questa volta. Dunque Dantino riesce a prendere le misure a Volarevic, ma non c'entra la porta. Non inquadra lo specchio della porta. Gli cadono le braccia a Pascal Dantino, disperato dopo questo tiro dai 7 metri fallito. Turković attacca là dove è posizionato Alilković, si continua a giocare. Ancora Dejan Turković che prova infatti a farsi avanti e palla recuperata, vediamo se c'è la possibilità di andare in velocità. Sta rientrando intanto il Bolzano, Argentin vede a destra Dedovic, c'è anche Berzic però, e non è la prima palla in ripiegamento riconquistata da Berzic, è la seconda palla spazzata da Berzic sulla sesta. Bella rete questa intanto di Dinko Dedovic, con una prima finta di tiro per attirare il muro, poi va a concludere sopra le mani della difesa avversaria, batte l'estremo difensore avversario, 21-17. Muro scomposto, non impeccabile la collaborazione dei due giocatori del Bolzano, e c'era luce tra i due giocatori, è proprio lì che ha fatto passare questo tiro che tra l'altro ha trafitto Volarevic tra le gambe. Udovicic, lo scarico, Martin Sonnerer a segno, solita concretezza, solita eleganza, solita classe, solito esito. Quando è in ritmo e ha tutti questi centimetri a disposizione, lui non sbaglia, sul palo lungo supera Valerio Sampaolo sul fianco, punto più difficile da intervenire per un portiere. Dantino, ennesimo tentativo di reazione del Pressano che passa dalle mani di un altro mancino dall'altra parte, Alessandro Dallago, anche lui trascinatore vero del Pressano. Dicevamo all'inizio quanto è importante la giornata di Dallago in termini di realizzazione per il Pressano, e lui il faro soprattutto nella manovra d'attacco. Quarto gol per lui questa sera, costretto a seguito dell'infortunio occorso a Adriano Di Maggio a posizionarsi all'ala destra, quindi un po' meno efficace del solito. Berzic, la finta, riesce a creare lo spazio per Martin Sonnerer, dove ancora una volta in un dove corridoio, l'ha messa? Dove l'ha messa? Colpo da biliardo quello di Sonnerer.
Probabilmente ce la alza il braccio Valerio Sampaolo per chiedere scusa. Quello è il palo di competenza del portiere solitamente, ma Martin Sonner chiaramente non sai mai dove la mette, sì. Riesce a farla passare dappertutto. Non è facile portarsi a confronto con un'ala che ha già segnato in 4-5 maniere diverse, certo. Non sai più quale palo coprire. Non hai coprire. Punti di riferimento. Sesto gol per Sonner. Uno più bello dell'altro. Fallo intanto. Nove metri con il gioco fermo per asciugare il campo della Palavis, teatro di questi primi 60 minuti della serie di finale. Cartellino giallo per Branko Dumnic, che stava protestando a gioco fermo. Ventitré a 18 il risultato, e vedete inquadrato Branko Dumnic piuttosto animato. Bolognani, Dedovic, Bolognani ancora, le finte nuovamente di Bolognani che deve risalire, è un invito per Dallago, Dedovic, ancora un incrocio, la palla manovrata da Dallago, tanta fatica però per il Pressano, vediamo Dallago se trova l'invenzione, sì, una gran palla dentro, poi non c'è fallo su Folgereiter, si continua a giocare, può ripartire il Bolzano con estrema calma. Chiaramente protestano tutti perché avrebbero voluto un tiro dai 7 metri, dubbia questa decisione arbitrale, anche perché il Pressano aveva fatto tutto bene, ottima la circolazione di palla, ottimo il timing, erano riusciti a trovare il modo per servire il pivot e poi non sono stati premiati dalla decisione arbitrale. Gran gol questo di Erik Udovičić, non c'è opposizione della difesa, ha spazio, tempo e modo di andare in elevazione e battere un incolpevole questa volta Valerio Sampaolo. Anche in questo caso ottimo il lavoro di Alilković che attira a sé le attenzioni dei terzi difensori e Udovičić ha vita più facile con la difesa costretta a rimanere bassa. Ci sarà un tiro dai 7 metri intanto perché il Pressano appena ripartita l'azione, appena rimesso il pallone in gioco, è riuscito a creare gli spazi per andare questo tiro dai 7 metri conquistato dalla formazione giallonera. Se ne incarica Dinko Dedovic, cercherà di battere Puzer che ha avvicendato Mate Volarevic. Il tiro e la rete da parte di Dinko Dedovic che va a trasformare 24 a 19. Dinko Dedovic basso alla sinistra della porta difesa da Puzer in questo momento, già prontamente sostituito, torna Mate Volarevic sul parquet. Turković, Berzic, grande palla lasciata dietro e poi Udovičić che ha un'autostrada ma sbaglia, grande intervento di Valerio Sampaolo, ripartenza del Pressano in velocità, Moser gli scivola il pallone dalle mani e può riconquistarla il Bolzano e ripartire con tutta la calma di Dejan Turković. Ottima la parata di Valerio Sampaolo che aveva sbarrato la porta ad un tiro a botta sicura di Udovičić, ottimo il lavoro fatto da Bruno Berzic in precedenza che aveva creato la superiorità numerica. Pessima la palla persa di Moser che regala un nuovo attacco al Bolzano. Inquadratura per i sostenitori bolzanini. Che succederà? Martin Sonner, gol. Tanto per cambiare, va a realizzare ancora un'altra variante di tiro. Sì. Time out di Branko Dumnic sul 25 a 19 con 3 minuti e 34 secondi da giocare al termine della partita. Ascoltiamo il time out di Dumnic. Non deve ricevere la palla a uomo, Paschi, si è finita, facciamo attacco qui,
Feuer, fino a destra, Volo, per Vinco a posto di Paschi, Paschi entra a posto di Matteo in difesa. Volo per Vinco, più fra due terzi, Matteo fra prima e secondo, o tiro tra la penale. Dai, difesa uomo, Vinco prendi pivot, altri cinque uomo. Ognuno suo. Dai. Lo vediamo! Dai. E naturalmente Dumnic adesso prova il tutto per tutto, perché è giusto giocare fino alla fine, anche se probabilmente la gara si è messa tutta in salita a questo punto, 25-19. Un dettaglio nel time out alle spalle di Dumnic, tu che lo conosci bene, avete giocato a lungo anche in nazionale, quanto è arrabbiato Adriano Di Maggio che deve guardare i compagni dalla panchina? Arrabbiato, più che arrabbiato credo che sia proprio sconsolato, sconfortato, sì. Perché ha una sensazione di frustrazione vedendo la propria squadra in difficoltà e non potendo dare una mano. Palo intanto su questa azione, quanta sfortuna in questa bella azione. Poi se l'ha bendata, come dire, non premia tutta la fatica e tutta la caparbietà del Pressano. È ancora più dura raddrizzare questa partita che credo che si sia avviata ad un chiaro epilogo. 25-19, siamo al 57esimo minuto. La conclusione da parte di Erik Udovičić per il 26-19. Vuole gioia personale Erik Udovičić, quinto gol per lui. Lì dove c'è del morbido, lui penetra e anche in questo caso difesa scomposta. È la sua caratteristica, entrare uno contro uno in penetrazione, va fino in fondo e segna il suo quinto gol personale. Bolognani con caparbietà riesce a trovarsi e a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, rete che permette al Pressano di andare a quota 20, 26-20. La soluzione difensiva dei gialloneri è questa marcatura a uomo, questo pressing che porta tra l'altro a questa palla recuperata, perché Gaeta ci ha messo un passo di troppo nel gestire il pallone. Errore nella presa da parte di Nicola Moser. Non cambia il punteggio, 1:50 da giocare in questo istante e per entrambe la testa a questo punto va già a gara 2. Sicuramente vanno a gara 2, ma non ci è una buona notizia perché Dal Lago è dovuto uscire dolorante ad una mano per un colpo, speriamo nulla di grave, altrimenti si allungherebbe la lunga lista dell'infermeria. Mi è sembrato molto molto dolorante. Dicevo, si allungherebbe in maniera preoccupante l'infermeria del Pressano. Non sono ottimi segnali questi prima della gara 2. Time out, Borsek. Lungo, attacco lungo. Passivo. Double incrocio per Eric. Eric tira. Di passivo. Andiamo io. Eccolo qua. Tu solo rigori. Rigori e aspetti qua. Chiara indicazione del mister Dvorsek dell'azione d'attacco. Azione al limite del passivo. Doppio incrocio. Eric, chiaramente Udovičić, chiamato alla fase di tiro. Vediamo se riuscirà questa combinazione. Sporcic, Udovičić che risale, riesce a mettere il pallone sul palo lontano per il 27-20. Tiro di Udovičić, il gol c'è stato, non l'attacco lungo, ma non ce n'è stato bisogno. Perché? Chi fa gol? Ha sempre ragione. E anche chi para, come ha sempre ragione. Da terra, intervento con un guizzo felino. E poi bello comunque lo scambio. Abbiamo rivisto intanto la grande parata di Volarevic, bello poi il 5 tra Volarevic e Dantino, comunque grande sportività in campo tra due squadre che si conoscono alla perfezione. Assolutamente sì, vedremo però se il Pressano a questo punto, dopo questo 27-20 e con giocatori importanti da rimettere a posto dopo gli infortuni, dovrà essere brava a trovare la forza in soli 3 giorni, poche ore di fatto, pochi allenamenti in vista di gara 2 a Bressanone, dove Bolzano avrà il match point scudetto. Sì, vedremo come e se il Pressano riuscirà
a ritrovare le energie mentali e fisiche per impensierire e costringere il Bolzano a gara 3. Siamo davvero agli sgoccioli, ultimissimi secondi con il gol da parte di Martin Sonner che va a suggellare così una prestazione davvero eccezionale. 8 gol per lui, Matteo. Direi MVP della partita. Sì. 28-21 il risultato finale è di Bolzano, gara 1 di finale scudetto al Palavis in casa del Bressano. Domenica alle 17.15 alla Palasport di Bressanone la formazione di Boris Vorsek avrà la possibilità di chiudere i conti e di laurearsi campione d'Italia andando a battere nuovamente il Bressano o anche ottenendo un pareggio. Solo il successo come possibilità per la formazione trentina invece per portarla a gara 3. Eh sì, Matteo, questo sarà il primo dei due match point per il Bolzano. Vedremo se riusciranno a concretizzare il sogno scudetto. Situazione non facile quella invece di Branko, per Branko Dumnic e per il suo Bressano. Dovrà lavorare molto sulla testa di una squadra che oggi a un certo punto è apparsa in evidente difficoltà. Si è fatto male Di Maggio in ultima battuta anche dal lago, ma c'è stato un momento in cui il Bolzano ha dato l'impressione di cambiare completamente marcia, di accelerare, di voler fuggire via. Allora il Bressano per 40 minuti ha tenuto testa a questo Bolzano giocando una partita gagliarda, vogliosa, con la testa sulla partita, limitando al minimo le palle perse e gli errori. Chiaramente poi la stanchezza e gli infortuni hanno giocato contro il Bressano. Sicuramente già arrivava la vigilia di questa partita leggermente sfavorito appunto per il roster più esiguo. Al momento il Bolzano ovviamente è favorito, lo vedo in controllo, una squadra matura. Vedremo se il Bressano riuscirà con un guizzo, come solo le squadre di Dumnic sono in grado di fare, a impensierire il Bolzano. Marcello Festa con Valerio Sampaolo. In compagnia di Valerio Sampaolo, gran bella partita. Bolzano dimostrò di avere qualcosa in più questa sera, ma la contesa è tutt'altro che chiusa. No, è stata una partita tirata per 40-45 minuti, poi siamo andati un po' giù. Troppi errori, troppe palle perse, errori in attacco, poi prendi contropiede, fai fatica. Però sì, potevamo giocarcela meglio, poi abbiamo perso durante la partita Adriano, Di Maggio, speriamo non sia nulla di grave, vedremo. Però sì, i giochi sono aperti, non ci dobbiamo demoralizzare, come era successo in campionato, avevamo perso qua e poi vinto là, dobbiamo tenerci su, dai. Senti, ecco, dicevi infortunio a Di Maggio, anche dal lago è uscito dal campo dolorante. Già mancava l'appello Alessandrini, insomma avete approcciato questa partita forse con troppi problemi di formazione e di organico, sia prima che poi in corso d'opera. Più che altro sì, Alessandrini ormai manca da qualche partita e è così, capitano gli infortuni, capitano e bisogna reagire, cercare di tirare fuori il meglio da quello che abbiamo, perché possiamo fare molto di più di quello che si è visto oggi per gli ultimi 20 minuti. Grazie. A Valerio Sampaolo, momento di ascoltare uno dei grandi protagonisti della partita, Sonnerer, partita importante, è il primo tempo, l'avete portato a casa, però la contesa è ancora lunga. Sì, sappiamo che era soltanto il primo tempo, come l'hai detto te, e sì, dobbiamo adesso continuare così, riposare e domenica ce l'abbiamo la partita a Brixen, per quello spero anche che tutti i miei tifosi, compagni, ex compagni vengano a tifarci e che abbiamo una bella atmosfera a Brixen. Secondo tempo strepitoso, quasi in versione Faenza. Sì, speriamo. Il tuo? Sì. No, era una bella partita adesso anche come giù. Mi è piaciuto, mi è andato tutto oggi. Ma so che la prossima volta potrebbe anche essere diverso, per quello... Anche perché le sfide con il Bressano sono sempre un po' indecifrabili, no? Sì, sappiamo che il Bressano è la seconda o la prima, sì, con noi tra le due squadre più forti, e sappiamo che possiamo perdere contro di loro se non ci impegniamo, e per quello dobbiamo concentrarci di nuovo e dare tutto il massimo per vincere la seconda a Brixen. Dunque, appuntamento a Brixen, grazie Sonnerer. Grazie. È tutto qui da Bordocampo, la linea Matteo Aldamonte a Pierluigi Di Marcello per le conclusioni.
Grazie Marcello, siamo davvero in chiusura, 28-21 è il risultato con cui Bolzano si aggiudica gara 1 di finale scudetto, domenica alle 17.15 gara 2 gioca il Bolzano in casa, si fa per dire, al Palasport di Bressanone, dove affronterà il Bressano. Dal Palavis è tutto, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un grande grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima.